Bentrovati. Questo video è la risposta alle numerose domande che mi avete posto riguardo agli uncinetti fai da te. Il tutorial è già in rete, nel quale vi ho fatto vedere come poter creare degli uncinetti per lavorare la tecnica tunisina adattando quelli che usiamo normalmente. Come potete vedere, io sto usando quelli creati con un cavetto di gomma ricavato dal filo di una tenda da esterni che si è staccato e alla estremità ho messo un pezzetto di sughero per non perdere i punti. Infatti, tra le proposte che vi ho fatto vedere nel video di costruzione degli uncinetti handmade, questa del cavetto per me è la soluzione migliore. Come potete vedere anche dal video, la lavorazione è perfetta, l'uncinetto si usa agevolmente e i punti scorrono bene senza la minima difficoltà. Il cavetto l'ho semplicemente fissato con dello scotch da imballaggio trasparente di quelli larghi 5-6 cm, in modo da tenere fisso il cavetto, ma non andando a creare scalini che potrebbero rendere difficoltosa lo scorrimento dei punti stessi sul cavetto. Vedete come lavoro tranquillamente, senza nessuna difficoltà, e come la lavorazione risulti compatta, come se stessimo usando gli uncinetti proprio quelli originali. Vedete, questo è un uncinetto che io avevo in più. Questa è l'aggiuntura di cui vi parlavo. Lo scotch si intravede e non c'è nessuno scalino che possa ostacolare lo scorrimento dei punti. E questi sono quelli che uso frequentemente per le mie lavorazioni. Ho adattato un uncinetto del numero 6, un numero 5 e un numero 4, con dei cavetti di diverse dimensioni, di 60, 80 e 100 cm per le grandi lavorazioni. Il tappino serve per non far cadere i punti. E quindi io credo che prima di fare i vostri acquisti possiate tranquillamente provare la mia soluzione e vedere come vi trovate. Se invece per la nostra lavorazione abbiamo bisogno di un uncinetto a doppia punta, che in genere si usa per le lavorazioni circolari, basterà prendere il cavetto, togliere il tappino che abbiamo messo per non far cadere i punti e andare a mettere un altro uncinetto della stessa misura di quello che dobbiamo usare. E abbiamo, vedete? Questo è quello che ho creato a doppia punta e questo è uno dei tanti che ho adattato per la lavorazione della tecnica tunisina. L'unica accortezza che dovete avere ogni tanto è quella di andare a controllare l'attacco che voi andrete a fare per evitare che lo scotch si possa spezzare e quindi perdere i punti durante la lavorazione. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento, che io abbia risposto esaustivamente alle vostre richieste. Io vi auguro buon lavoro e vi aspetto per i prossimi video. Iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. A presto!